Bene, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto è stata una giornata magnifica. Comincio con ringraziare Pier Mario Biava, a cui devo tutte le mie conoscenze dell'epigenetica inizialmente, poi ho conosciuto altre persone, non posso non citare Ernesto Burgio, ma chi è stato a introdurmi all'epigenetica circa 20 anni fa è stato proprio Pier Mario Biava. Adesso io lo precedo e dirò, perché mi ha fatto questa cortesia, e dirò alcune cose che spero potrebbero essere un'introduzione della presentazione sua. Ringrazio Giorgio Terziani per questa giornata magnifica. Penso che per tutti i medici sia una giornata veramente magnifica. Si esce da quella visione fatta da linee guida rigida e si entra in una visione che tiene in considerazione la vita in tutti i suoi aspetti. Ho sentito che alcuni colleghi hanno potuto veramente approfondire dei concetti che non sono nuovi, ma per chi fa il medico pratico effettivamente possono sembrare nuovi. E sarebbe epigenetica, flogosi cronica silente, patologia del mitocondrio, microbiota. E tutti questi concetti effettivamente si assemblano in una visione nuova, in una visione unica, in una visione nuova della biologia e della medicina, che sta nell'ottica della complessità, nell'ottica dell'interazione. E quindi la terapia in questo ambito non sarà più una molecola o due molecole. Per l'amor del cielo, il posto della molecola e delle molecole resta pure. Resta anche un certo posto per le linee guida, che vanno bene, ma si inseriscono in un quadro molto più vasto dove si può interagire veramente in tanti modi. E in questa mia breve, io sarò particolarmente breve proprio perché ho fatto questo spostamento anche di intervento, e cercherò di riprendere questi concetti, di riprendere un po' tutti questi concetti in una luce nuova. Colgo l'occasione, ancora due parole di presentazione. Pier Mario Biava è stato, che sappia io, una delle prime persone al mondo a intuire l'importanza dell'epigenetica e a presentare questo nuovo modello del cancro, in cui in una prima visione il cancro non è altro che una cellula che da uno stato di differenziazione tende a perdere questa differenziazione, comportandosi quindi come una cellula più giovane, e riacquisisce dei comportamenti che aveva prima, che aveva appunto nella fase embrionale e fetale. Ma questo perdere le caratteristiche di cellula matura vuol dire avere un rimaneggiamento epigenetico. Quindi l'importanza dell'epigenetica nella sua grande intuizione, l'importanza della cellula tumorale come cellula purtroppo ringiovanita, ma soprattutto la possibilità della terapia in questo senso. Se un problema epigenetico, se noi daremo dei fattori di regolazione epigenetica, dei fattori che sono presenti in natura naturalmente per portare la cellula da cellula giovane a cellula matura, forse questa cellula tumorale tornerà a comportarsi come una cellula matura, come una cellula differenziata. Quindi ci sarà questo passaggio tra una situazione di non differenziazione della cellula tumorale e una situazione di differenziazione. Così fu fatto, queste furono le ricerche, fino a quel risultato ancora poco conosciuto, ma eccellente per certi versi, incredibile, di risposta clinica nell'epatocarcinoma, con un certo numero addirittura di guarigioni complete. Studio fatto in doppio cieco solo con questo approccio epigenetico,
con alcuni casi di remissione completa, un numero congruo di stabilizzazione della malattia o regressione della malattia. L'ulteriore passo, e dopo parto col lavoro mio, è stato quello, ma se esiste la possibilità di lavorare a livello epigenetico sul tumore, esiste anche la possibilità di attivare le cellule staminali, perché la cellula staminale diventa cellula matura per un processo di tipo epigenetico. Quindi con un approccio simile epigenetico sarà forse possibile arrivare ad una rigenerazione cellulare. E così è stato, e anche questa volta Pier Mario aveva avuto ragione. Sperimentalmente le cose stanno in questo modo. Vediamo le ultime osservazioni che stiamo facendo in questo periodo qua, e come questa visione dell'epigenetica pratica si sposi con, molto molto bene con quello che conosciamo dei mitocondri. Perché? Perché i fattori che comunque giocano un ruolo importante in questo processo di differenziazione cellulare, che vuol dire sia portare le cellule neoplastiche, quindi cellule che hanno perso la differenziazione, verso cellule completamente differenziate, e sia l'attivazione delle staminali, in tutti e due i casi noi abbiamo un processo di differenziazione, giocano un ruolo molto importante i mitocondri. Quindi nella terapia epigenetica, che già funziona di per sé, se noi teniamo conto dei mitocondri e lavoriamo sui mitocondri, ad esempio, lo vedremo come col solfato di deuterio, probabilmente, e così è stato, otterremo una risposta ancora migliore. E colgo l'occasione qua per ringraziare pubblicamente uno dei più grandi esperti dei mitocondri dal punto di vista clinico, che è il dottor Sergio Stagnaro, che mi ha insegnato veramente tantissime cose. Io vedo Pier Mario Biava e Sergio Stagnaro dal punto di vista della medicina pratica veramente due fari che sono riusciti a portare nella clinica quello che viene dall'epigenetica e quello che viene dallo studio dei mitocondri. Allora, qua io parto da una situazione molto particolare che mi ha colpito tanto. Allora, a dicembre dell'anno scorso usciva su una rivista importantissima, New England Journal of Medicine, quindi una delle riviste chiave della medicina, questo articolo che mi sembra che sia passato, non dico sotto silenzio, ma ne ho sentito parlare molto molto poco. Evidentemente quello che veniva fuori da questo articolo sono cose veramente importanti. Insomma, questo è l'articolo, e per la prima volta viene dimostrato, già si sapeva, c'è la collega che ha parlato dell'importanza della dieta ipocalorica e dell'azione antinfiammatoria della dieta ipocalorica, ed è stato citato effettivamente il digiuno intermittente. In questo lavoro, che poi una revisione della letteratura fatto da un certo professor Longo, che però non è quel Longo che conosciamo tutti, che si è occupato del digiuno intermittente, un altro Longo. Probabilmente in America sono molti italiani che sono andati in America, che hanno portato avanti la loro attività, vengono fuori delle cose interessantissime. Il digiuno intermittente ha delle caratteristiche particolari rispetto alla dieta ipocalorica. Qua si considerano alcune tipologie di digiuno intermittente, non entro nei particolari perché ho citato questo per una cosa ben specifica. Una delle modalità è portare l'alimentazione nell'ambito di 6 ore. Non è che uno deve mangiare per 6 ore di fila, cioè farai, no, perché uno già la vede in questo modo, mi sta bene, no. Deve fare i suoi pasti nell'ambito delle 6 ore e seguire 18 ore di digiuno, questo neanche tutti i giorni, alcuni giorni alla settimana. I risultati rispetto alla dieta ipocalorica, rispetto comunque si farà una certa dieta
ipocalorica, ma in questo modo particolare di alimentarsi, che questo viene estremizzato in questo modo, ma vedremo che non sono necessarie proprio le 18 ore, vedremo che le 12-13-14 ore potrebbero anche essere sufficienti di digiuno, abbiamo dei cambiamenti importantissimi. Allora, innanzitutto vi dico subito delle conclusioni. La famosa infiammazione cronica silente di cui abbiamo parlato prima tende a diminuire. Fra i diversi modi per cui si vede questa diminuzione dell'infiammazione cronica silente è dato dal fatto che si va ad intaccare proprio il grasso viscerale, quello che poi c'era il collega che mi ha preceduto prima, che rappresenta in un certo senso una peritonite cronica, un'infiammazione cronica, il grasso retroviscerale. Ebbene, questo viene a diminuire in maniera netta. Abbiamo contemporaneamente una fase di grande autofagia, quindi con distruzione di tutte le proteine, i lipidi che non funzionavano più bene. Abbiamo proprio una revisione completa dell'organismo per avere immediatamente dopo una ricostruzione. Un grandissimo aumento della plasticità, una attivazione delle staminali, quindi degli effetti veramente, veramente importanti. Riassumo: attivazione al massimo dell'autofagia, attivazione al massimo delle staminali con la plasticità generica di tutto il corpo, anche neuronale, diminuzione dell'infiammazione cronica silente. Bene, questo viene detto con estrema chiarezza in questo articolo. Quello che mi colpisce però di questo articolo è che non vengono assolutamente citate le basi per cui avviene un fenomeno di questo genere qua. Si limitano, tra l'altro in una rivista così importante e così prestigiosa, si limitano a considerare questi elementi qua. Si è visto, ma questo l'aveva visto ancora il dottor Walter Longo, che non è il Longo di questa revisione qua, l'importanza di una dieta di questo tipo nelle persone con cancro. Di una dieta di questo tipo nelle persone con cancro e in corso di chemioterapia in particolare per disintossicarsi. Ma perché? Qual è l'artefice di questo miracolo? Questa dieta, che intendo dire, se una cosa di questo genere è stata pubblicata su New England Journal of Medicine, vuol dire che è una cosa scientificamente molto fondata. Ebbene, gli artefici sono, noi possiamo capire questo fenomeno se noi, vediamo se riesco a far vedere meglio, qua. Se noi parliamo dei mitocondri, qua purtroppo non è, ho fatto un PDF, qua, vabbè, ve lo dico. Prego? E allora cosa? No, non mi gira. E uso, cosa uso? Scusa, non è così facile. Vabbè, ma prima era vado avanti col mouse che è più facile. Allora, i mitocondri, proprio perché mi occupavo di epigenetica, proprio perché avevo visto i risultati delle terapie epigenetiche sia nella terapia dei tumori che nella rigenerazione cellulare, ho avuto, come dire, un grande interesse quando, non tantissimi anni fa, ma diciamo 4-5 anni fa, e cominciavano a uscire tutta una serie di lavori che parlavano di mitocondri e differenziazione cellulare. E questo è un argomento veramente importante, questo è veramente un argomento chiave. I concetti sono estremamente semplici, ve li do.
normalmente si parla di organismo pluricellulare. In verità bisognerebbe dire organismo pluricellulare differenziato. Perché? Perché noi non siamo una palla con tante cellule uguali, ma queste cellule subiscono un processo di differenziazione. Abbiamo visto che il processo di differenziazione è un processo di tipo epigenetico, cioè di regolazione dell'espressione dei geni. Ma chi gioca un ruolo importantissimo sono proprio i mitocondri. Perché? Perché? Fate attenzione perché sono questi passaggi estremamente semplici. Se funziona la glicolisi anaerobica, la cellula tende più a andare in proliferazione. Se invece funziona la fosforilazione ossidativa che avviene a livello dei mitocondri, la cellula tende a differenziarsi. Quindi c'è una regola importantissima: per proliferare basta relativamente poca energia. Per differenziarsi e mantenere la differenziazione serve tanta energia. Quindi cosa significa? Che per mantenere la cellula in salute ed evitare che tenda a differenziarsi, fra le altre cose, bisogna avere i mitocondri sani. Perché se i mitocondri non sono sani, daranno dei segnali che non vanno bene, ma non solo, c'è il rischio che mi parta di più. E abbiamo visto a questo punto l'importanza dell'ossigeno per un processo di questo genere qua, e anche l'importanza del solfato di deuterio per un processo di questo genere qua. Abbiamo bisogno che i mitocondri lavorino, e abbiamo bisogno che i mitocondri lavorino bene. Quindi, accanto alla terapia specifica epigenetica, bisogna sempre cercare di mantenere alta la vitalità e il tenore dei mitocondri. Ecco, dopo penso che ci sarà proprio un discorso per fare un prospetto terapeutico in questo genere per ottimizzare questo tipo di terapia. Ecco, da questo schema è molto semplice e molto interessante. I mitocondri sono dei importantissimi, come vi ho detto prima, regolatori epigenetici, e molte molecole che vengono prodotte dai mitocondri di fatto sono delle molecole segnale. Queste molecole segnale, fra le altre cose, e ho già parlato della differenziazione, sono importantissime per la mitobiogenesi o mitogenesi, che dir si voglia. Durante il digiuno, attenzione, è importantissimo, durante il digiuno c'è una grande segnalazione di attivazione della mitogenesi. E questo qua è importantissimo perché dovete pensare che i mitocondri sono degli organuli estremamente attivi. Noi, come abbiamo studiato i mitocondri, forse a medicina, li immaginavamo come delle zecche immobili della cellula che stavano là. In verità sono degli esseri che hanno una vita propria, quindi continuamente si riproducono, fanno le fissioni, fanno le fusioni. Tra l'altro sono organuli molto molto fragili. Sono estremamente fragili perché il loro DNA è molto molto fragile anche, perché non ha tutte le protezioni che ha il DNA nucleare. Quindi le mutazioni mitocondriali sono molto frequenti, ma gli stessi mitocondri sono molto fragili, però la loro forza è proprio quella di poter rinnovarsi in continuazione. Quindi questo qua c'è un'ampia letteratura in questo senso, che la forza principale del mitocondrio è la sua dinamicità, quindi la capacità di riprodursi. E qua noi vediamo che è importantissimo: il digiuno induce la mitobiogenesi. Fate attenzione, perché c'è un'altra cosa importante, che effettivamente anche durante un'infezione, anche durante una malattia, noi abbiamo dei mitocondri che, come abbiamo visto questa mattina, facilmente non funzionano bene. Ma quale può essere la risposta per mitocondri che non funzionano bene? Che anche se non funzionano bene si eliminano e si formano altri. Certamente, però, se in quel periodo di malattia, è molto semplice questo, è banale, noi stimoliamo la mitogenesi o
stimoliamo la fosforilazione ossidativa o gli diamo il giusto ossigeno, evitiamo che il problema diventi un problema grosso. Errori importanti della dieta, li vediamo fra un momentino, sono questi qua. Adesso vediamo come faccio ad andare avanti, forse io faccio un tentativo. No, che non funziona. Io volevo fare il... Allora, io vado qua. Con la rotella del mouse. Adesso sto provando il mouse. Ah, giro con... Perfetto. Perfetto. No, perfetto quando... Ecco qua. Allora, torniamo a parlare di dieta e vi voglio dare tre concetti che sono molto molto semplici. Allora, per il mitocondrio abbiamo visto, quindi, se vogliamo mantenerci in salute, ma anche se vogliamo fare una terapia epigenetica, che può essere una terapia per i tumori o che può essere una terapia per attivare le cellule staminali, quindi una terapia di rigenerazione, dobbiamo avere i mitocondri sani. E questa è la prima cosa. Quindi il mitocondrio deve essere sano. E cominciamo a vedere dei sistemi per avere i mitocondri sani. C'è un'altra cosa. Il mitocondrio deve avere il sufficiente ossigeno. E abbiamo sentito diversi modi per avere il sufficiente ossigeno. Ma dobbiamo avere il carburante giusto, e questo qua io l'ho sintetizzato in questo modo qua. Se il mitocondrio è un motore, noi abbiamo tre tipologie di carburanti che sono diverse. Abbiamo il glucosio, abbiamo gli acidi grassi, abbiamo i chetoni. Sono i tre carburanti, sono tre carburanti diversissimi. Fino a poco tempo fa si pensava che il carburante, quello veramente buono, sia il glucosio. L'acido grasso è quando non abbiamo più carburante del glucosio, e il chetone proprio quando non abbiamo niente da mangiare, siamo sfigati, siamo in digiuno. Ecco, quello che vi volevo dire, questo è il messaggio più importante che vi voglio dire, le cose non stanno in questo modo. Sembrerebbe, dalla recente letteratura scientifica, che il carburante che fa meno danni, il carburante pulito, siano proprio i chetoni. Sono proprio i chetoni. Perché? Se noi adesso andiamo a vedere come funziona la fosforilazione, questi tre carburanti tra l'altro funzionano in momenti diversi. Il glucosio è quello che funziona subito. Quando cominciamo ad andare in carenza di glucosio, diciamo dopo alcune ore dall'ultimo pasto a base di carboidrati, entrano in funzione gli acidi grassi e cominciamo a consumare il nostro grasso. Se facciamo attività fisica questo processo inizia molto, molto prima. Dopo fino a 12-13 ore, anche se non introduciamo più glucosio, abbiamo le nostre riserve, che sono le riserve di glicogeno, che finiscono dopo 12-14 ore. A questo punto succede un processo particolare. Noi cominciamo ad utilizzare sempre più gli acidi grassi, ma se non abbiamo una sufficiente gluconeogenesi, ed è bene che non abbiamo una sufficiente gluconeogenesi, perché la gluconeogenesi vuol dire che cominciamo a consumare le nostre proteine. Se siamo sotto stress aumenta il cortisolo e aumenta questa gluconeogenesi. Cosa succede? Che per metabolizzare gli acidi grassi ci vuole una certa quantità di glucosio. Se noi non abbiamo più questo glucosio, si forma a livello del fegato, proprio dagli acidi grassi, si forma l'unico carburante che lo facciamo veramente noi, lo sintetizziamo noi, che sarebbero i corpi chetonici. Ebbene, i corpi chetonici, che quindi cominciano a formarsi dalla 12esima alla 13esima ora, e aumentano fino alla 18esima ora, in verità vanno avanti nel digiuno prolungato, sono il carburante più pulito in assoluto. Cioè, se
è il carburante che mi stimola al massimo la mitogenesi, è il carburante che mi dà, attenzione, non mi blocca completamente i radicali liberi, perché se noi blocchiamo completamente i radicali liberi che si formano nel corso della fosforilazione ossidativa, noi blocchiamo la mitogenesi, ma i corpi chetonici mi danno l'apporto corretto di radicali liberi per avere la corretta mitogenesi. Non solo, mi diminuiscono i radicali liberi, quindi mi diminuiscono tutti quelli che sono i fenomeni legati all'ossidazione. Allora, è interessante che questi concetti sono dei concetti relativamente semplici, e quindi noi ottimizziamo i mitocondri con le... Io ho messo solo tre, in verità le proprietà dei mitocondri sono tante, ma questo qua per centrare, no? Il mitocondrio è la base dell'apoptosi, l'apoptosi è fondamentale, cioè il segnale dell'apoptosi parte dai mitocondri. Il mitocondrio sano ti dà il segnale giusto, il mitocondrio ammalato non ti dà il segnale giusto. Fondamentale per evitare la proliferazione quando non ci deve essere, è fondamentale per la differenziazione. Quando si parla di attivazione delle staminali, sicuramente ci deve essere una fase di proliferazione, ma la cosa che ci deve essere contemporaneamente, quella cellula che va in proliferazione subito deve andare verso la differenziazione. Noi di fatto otteniamo questo con i peptidi che ricaviamo dallo sviluppo embrionale dello zebrafish. Ma se noi a questo, queste sono le idee nuove, se noi accanto a questa terapia epigenetica ottimizziamo l'attività del mitocondrio, io sono convinto che i risultati saranno migliori. Già lo facciamo per certi versi, ma io pensavo di dare una grande importanza, oltre a tutto quello che sostiene la salute del mitocondrio, fra cui sicuramente il solfato di deuterio abbiamo visto in mille modi che ha un grossissimo peso, ma la dieta diventa veramente importante in questo senso qua. Qual è il carburante più sporco? I carboidrati. I carboidrati sono decisamente il carburante più sporco. Perché? Perché tendono a congestionare tutto il processo della fosforilazione ossidativa. Quindi il male dove lo troviamo? Dove troviamo la malattia del mitocondrio? Uno, il mitocondrio può essere ammalato per conto suo, ed ecco che quindi noi lo aiutiamo direttamente il mitocondrio. Ma l'altra cosa che noi dobbiamo fare e dobbiamo fare sempre, sia quindi nella rigenerazione che nella terapia dei tumori, evitare la congestione a livello della catena della fosforilazione ossidativa o da troppi carboidrati o da mancanza di attività fisica, perché questa è l'altra cosa altrettanto importante. E mi dicevano i colleghi, interessantissimo, che in tutti i casi di regressione dei tumori c'erano due elementi in comune importanti, dieta e attività fisica, che poi non si parla di un'attività fisica sconsiderata. Perché? Perché se l'attività fisica è troppo forte si può avere ugualmente un aumento di radicali liberi, però se uno sta poco bene è difficile che faccia un'attività esagerata. Per attività si intende 50 minuti al giorno di camminata veloce, 30 minuti di ciclette. Ecco, queste sono tutte attività che mi dà il quantitativo giusto di radicali liberi. Vediamo se riesco ancora ad andare avanti. Quindi ricordatevi, tre carburanti, un motore, mitocondrio che dobbiamo mantenerlo sano. Tre carburanti, glucosio, acidi grassi e chetoni. Il carburante migliore è dato dai chetoni. Quindi noi, probabilmente il nostro organismo è fatto per avere dei periodi di digiuno, questo è. Cioè quella... il prendere carboidrati frequentemente è quello che danneggia più di tutto il metabolismo dei mitocondri. Vediamo ancora, ecco, qual è, se mi aumenta, quindi se il mitocondrio soffre, abbiamo aumento di radicali liberi e quindi attivazione di tutte le citochine infiammatorie, abbiamo distruzione del mitocondrio, ma distruzione del mitocondrio
Se i mitocondri si distruggono troppo, abbiamo questa famosa liberazione del DNA mitocondriale che a sua volta è una causa della flogosit silente. Quindi il mitocondrio è fragile, è il batterio che è venuto nelle nostre cellule per aiutarci. Dobbiamo cercare di tenerlo, come i canarini, più pulito e più sano possibile. Perché? Perché è veramente alla base della differenziazione cellulare ed è quello che ci impedisce tutti i fenomeni infiammatori che poi sono alla base di tutte le malattie croniche degenerative, nonché dei tumori. Quindi, vabbè, questo qua è ovvio, ormai lo sappiamo, nel citoplasma avviene la glicolisi anaerobica, nei mitocondri abbiamo il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa, nella matrice il ciclo di Krebs, nella membrana interna, nelle creste, la fosforilazione ossidativa, ed ecco qua che se il carburante non è buono, se il mitocondrio non funziona bene, abbiamo un aumento, c'è troppo carburante, poco consumo, mitocondri che non funzionano bene, aumento dei ROS, segnalazione di proliferazione e naturalmente aumentano le mutazioni dei mitocondri. Non dimentichiamo che gli stessi tossici ambientali continuamente ci danneggiano i mitocondri ed ecco quindi l'importanza dell'ambiente oltre che essere alla base di quel processo epigenetico di cui ha parlato in maniera eccellente Ernesto Burgio prima. Ancora due cose, e questo qua siamo sempre in questo ambito qua, adesso non voglio andare nei particolari, ma i mitocondri mandano, c'è questo dialogo continuo tramite le molecole segnale che sono prodotte dai mitocondri sul nucleo. I mitocondri poi dialogano continuamente, questo è un nuovo campo interessantissimo, col microbiota intestinale. Si sta scoprendo l'importanza di questo microbiota. Ed effettivamente la salute dei mitocondri potrebbe essere uno dei sistemi per ottimizzare il microbiota intestinale. Nelle nostre terapie che facciamo con Pier Mario ci siamo accorti, ad esempio, di persone che andavano molto bene con la terapia epigenetica che dopo l'antibiotico non funzionava più. E questa è una, cioè, l'ipotesi che faccio io a questo punto è che l'alterazione di microbiota mi si ripercuote sui mitocondri. Certo, se io ho già i mitocondri sani, questi riescono a resistere. Se già i mitocondri non vanno bene, anche per la dieta sbagliata, ecco che l'alterazione del microbiota mi si ripercuote sul mitocondrio. Il mitocondrio non mi funziona bene, mi funziona di più la glicolisi anaerobica e partono dei segnali di proliferazione. Quindi cioè non è vero che non sappiamo niente, cominciamo a conoscere abbastanza bene come si può agire. Certo, studi controllati con tutte queste variabili non è facile farli, perché questo poi è il punto. Ecco qua, quindi per la salute, no? Questo è un po' il quadrilatero della salute, regolazione epigenetica, e abbiamo degli strumenti veramente interessanti, attività mitocondriale, che vuol dire ottimizziamo l'ossigenazione del mitocondrio, e abbiamo tanti sistemi, ne abbiamo parlato oggi, e ottimizziamo il metabolismo del mitocondrio, microbiota, AQZ, non ho tempo adesso per parlarne, ma un altro elemento a mio avviso molto molto importante, del dottor Pollack. E volevo spendere due parole su questo punto qua, no? Allora, quando si parla dell'importanza del microbiota per il trofismo dell'epitelio intestinale, quando si parla dell'importanza, ad esempio, degli acidi grassi a catena corta, dell'acido butirrico, eccetera, per l'importanza appunto dell'epitelio intestinale, per l'importanza del sistema immunitario, tutti si dimenticano la parolina chiave, mitocondrio. Perché? Questi acidi grassi a catena corta dove vanno a finire? Nel mitocondrio. Cioè, se noi abbiamo il mitocondrio che non funziona, l'immunità non funzionerà. Le cellule epiteliali non funzioneranno.
Quello che mi sono reso conto approfondendo la letteratura, che il mitocondrio è veramente chiave e tutto sommato è nominato molto poco. Non so se avete anche voi un'impressione di questo genere qua. Ecco qua, qua abbiamo tutto il processo della differenziazione, no? Dallo zigote, cellule totipotenti, pluripotenti, totipotenti, pluripotenti, multipotenti, eccetera, fino ad arrivare alle cellule specializzate differenziate. Volevo solo mostrarvi ancora questo, perché è molto importante. In tutto il processo di embriogenesi noi abbiamo continuamente dei passaggi da fase di proliferazione a fase di differenziazione, che significa da glicolisi anaerobica, quando vuoi la proliferazione, fosforilazione ossidativa, attività dei mitocondri, quando vuoi la differenziazione. Concetto fondamentale, ve lo dico io, era implicito in tutte le cose che sono state dette. Differenziazione vuol dire fosforilazione ossidativa. Per mantenere le cellule in fase di differenziazione ci vuole tanta energia. Se c'è poca energia, la cellula va in proliferazione. Ricordatevi, perché questo è un riferimento veramente importante. Quindi mitocondri che non funzionano vuol dire infiammazione, rischio di proliferazione e di dedifferenziazione. Ecco qua, questa e finisco con questa qua, a questo punto, che nella cellula differenziata abbiamo una grande produzione di ATP, una gran soprattutto fosforilazione ossidativa. Nelle cellule più giovani abbiamo glicolisi anaerobica e poco ATP. Quindi con la dieta, con l'attività fisica, con tutto quello che sostiene i mitocondri, noi dobbiamo operare, se vogliamo, sia la rigenerazione cellulare, sia se vogliamo operare con i tumori. Utilizziamo poi i nostri fattori di differenziazione, ma in questo ambito qua. E naturalmente dopo ci possono essere tutte le terapie che conosciamo, dall'oncologia, eccetera. Io finirei qua, spero sia stato utile questo flash. E questa dieta intermittente è importante.